porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Siamo come un venditore qua del mercato di Voghera. Come giudica il nostro mercato? È un mercato scarso. È scarso. Come mai è scarso? C'è poca gente che gira e c'è la tendenza a volere le cose proprio che costano poco, poco. Proprio si va verso i prezzi super bassi. Ma lei quanti anni è? Ma io è dal 94 che vengo qua. Ma quindi sono più di 20 anni. Sì, ma io sono nato nell'ambiente, qui a Voghera da 20 anni. Ha notato proprio un cambiamento nel corso degli anni? Gli ultimi 5-6 anni, sì sì. Secondo lei a cosa è dovuto? È dovuto che la gente ha meno quattrini e quelli che vengono vogliono le cose da spendere poco. Però capisci che le cose da spendere troppo poco hanno un limite di durata. E poi dicono, adesso sono andato in piazza, c'è della roba di... se tu vuoi spendere poco io ti do la roba da spendere poco. Magari ti dico, guarda che c'è anche lo stesso tipo di qualità migliore. Però magari o perché non possono, o per una storia o per l'altra. Secondo lei l'amministrazione locale potrebbe fare qualcosa per valorizzare ed aiutare le sorti del mercato di Voghera oppure fanno già abbastanza? Servono dei posti auto. Se ne sono i posti per cui la gente possa mettere giù l'auto e girare, quello è quello che è anche una delle cose che riducono il flusso, riducono la gente. Il mercato di Voghera penso che sia come tutti gli altri mercati, un momento di crisi e quindi la gente hanno pochi soldi e spendono meno. Quello che voglio capire io è, l'amministrazione locale potrebbe fare qualcosa in più per valorizzare questo mercato oppure secondo lei fanno già abbastanza? Ma qualcosina in più potrebbero fare, adesso di preciso cosa potrebbero fare non lo so, però penso che qualcosina in più potrebbero fare. Secondo lei è un problema esclusivamente della città di Voghera oppure vale un po' per tutti i mercati? Per tutti i mercati, ormai sono tutti uguali, ogni giorno giro mercati diversi ma bene o male sono tutti allo stesso livello. Secondo lei le persone oggi che cosa vogliono, cosa cercano dai mercati? Cercano di risparmiare il più possibile, guardano l'offerta e il risparmio, perché il valore del soldo ormai è quello. E quando non scelgono il mercato è perché scelgono che cosa? Centro commerciale. Quindi il centro commerciale è un problema per i mercati? Un po' sì, un po' sì. E le attività invece dei cinesi? I cinesi sono un po' un problema per l'Italia, da quando sono arrivati abbiamo sentito proprio un calo di vendite, anche perché trovano tutto e di più e a qualsiasi prezzo. Da agosto sono qua. Come sta andando? Qual è il tuo bilancio fino adesso? Comunque andava bene. Positivo? Il contro per l'altro mercato qua vedo che è meglio. Quindi al mercato di Voghera si vende di più? Si vende di più di altri mercati. Quali altri mercati? Agosto, che io ho provato solo per agosto. In quali altri mercati hai lavorato? Allora a Pavia, anche in Milano. Hai notato proprio una maggiore affluenza qua a Voghera? Più persone, più gente? Vedo che più gente. L'intenzione è quella di rimanere qua anche dopo l'estate oppure no? Penso così, se trovo il posto, io sono da spunta. Comunque vorresti rimanere qua a Voghera? Sì. Perché si vende? Si vende. Vorresti migliorare qualcosa di questo mercato oppure pensi che vada bene così? Penso che migliorare quando torna gente. Nel senso che pensi di aumentare le vendite per il futuro, ma secondo te qui è organizzato bene in piazza oppure no? Io vedo che è bene, ci sono poste grandi.